Organizzata dall'Associazione Turismo Verde con in testa la dinamica Mariuccia Giacobone ed il gruppo Amici del Cavallo con le trascinatrici Teresa Melchiorre e Luisa Chiappano, si è svolta a Varzi in collaborazione con l'amministrazione provinciale, il comune di Varzi e la Proloco, la prima mostra mercato del cavallo, dei prodotti tipici locali e dell'agriturismo. La manifestazione, preparata con molti sacrifici e tanto lavoro, ha avuto un successo del tutto insperato ed al termine di una giornata che gli organizzatori hanno vissuto come in un sogno per l'arrivo continuo nel centro oltrepadano di visitatori e di estimatori di quello che da sempre, e a buona ragione, viene considerato il più elegante fra gli animali. I giudizi sono stati totalmente positivi e l'applauso finale ha gratificato tutti, dai cavalli ai cavalieri, agli organizzatori e da tutti coloro che con una sincera dedizione hanno dato la loro preziosa opera. La rassegna, iniziata al mattino con la presentazione delle razze, è poi proseguita nel pomeriggio con alcune esibizioni che hanno destato un grande entusiasmo tra i presenti. Inquadrato è Furro, razza andalusa dell'allevamento Guardiola Bancaglie di Siviglia. Il cavallo è di proprietà del conte Guido Guidi. Pure di proprietà del conte Guido Guidi è Favista, un puro sangue lusitano dell'allevamento Pinto Barreiro di Lisbona. Inquadrato è uno splendido esemplare di Quarter Horse di proprietà di Valeria Cremaschi, che segue personalmente con immensa passione presso il proprio ranch a Codevilla lo sviluppo di questa razza. Questo è uno splendido Shire di proprietà di Piselli Pinede, allevatore Benson. Ed un puro sangue arabo, la proprietà è del signor Pirelli dell'azienda agricola Agrigesta Campolungo di Bobbio. Ancora una splendida cavalla Quarter Horse con Puledro di Zerbi di Pieve Albignola. La cavalla di 13 anni, il Puledro di 2 mesi. Ed un puro sangue arabo dell'allevamento Monterobbio di Pierangelo Borgonovo di Piumesana Godiasco. Passiamo al clou della giornata, l'esibizione dell'Accademia Italiana di Arte Equestre. Furro, montato dal conte Guido Pietro Paolo Guidi, maître écuyer. Favista, montato da Roberto Bruno, écuyer dell'Accademia. Successivamente sono state consegnate coppe d'attestati al conte Guido Guidi e Roberto Bruno e ai cavalieri partecipanti alla rassegna, tra i quali numerosissimi giovani. Thank you.
Un riconoscimento è stato pure consegnato al dottor Bovere da Francesco Comolli, allevatori in Varzi di razza avellinese. Un profondo ringraziamento è stato infine rivolto da parte di tutta l'organizzazione al dottor Pierpaolo Bruno, veterinario, che con competenza e lucidità è stato l'impareggiabile cardine attorno al quale si è sviluppata l'intera manifestazione.